Mentre... Oi, gente. Tô começando um cultura agora. Vou ter duas transmissões hoje. Avrò due trasmissioni in diretta. Una che guarda me, l'altra che guarda i professori Smuraglia che è qui davanti a me. Va bene? Quindi, se potete guardare guardate tutti e due i video. Ci saranno due fra un pochino, appena riesco. E Culture è un po' in ritardo, ma comincia. Stiamo cominciando, stiamo cominciando. Adesso Sì, è in diretta, il professore è in diretta, ok? Professore, saluto. Tagli finito. Professore, apri il microfono, va bene? Sì. Buonasera Italia, buonasera a tutto il mondo. Sta cominciando adesso un Culture, il vostro programma che parla di cultura, di arte e oggi parlerà di cinema, perché abbiamo qui un invitato per me molto importante, il professor Massimo Smuraglia. Buonasera, professore. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Esatto, è difficile dare del tu al professore, ma va bene, qui in Italia è così. In Brasile è un'atmosfera più, diciamo, più informale, anche con i professori universitari, eccetera. Ma qui mi sento un po', insomma... Comunque, Massimo Smuraglia, che è docente della scuola di cinema Anna Magnani, qui di Prato. Io sto frequentando un ciclo di conferenze alla Biblioteca Lazzarini, qui a Prato, dove il professore ci fa vere lezioni che durano 2 ore e mezza, giusto, professore? 2 ore e mezza, sì. E ci mancano 2 incontri, se non mi sbaglio. Gli ultimi due, questo sabato e il prossimo, il 21. Esatto. E parleremo di questa stagione, ci riposiamo. E, insomma, ci tengo a dire che la Biblioteca Lazzarini ci offre questa opportunità di queste vere lezioni ed è sono incontri gratuiti, quindi importantissimo dirlo perché la Biblioteca Lazzarini è veramente molto attiva culturalmente e ci tengo sempre a divulgare quando c'è un evento del genere, giusto, questo professore? Assolutamente, a parte che è uno spazio molto bello anche come struttura, diciamo, è un'ex fabbrica con questa ciminiera, questo. E poi è molto attiva, fa molte cose interessanti e quindi è un piacere collaborare con la biblioteca e col comune ovviamente, perché... È una biblioteca comunale. E questo è un ciclo sul cinema del e intorno al 68, a 50 anni dagli eventi, diciamo che nel loro piccolo però sconvolsero il mondo. E quindi non solo in Italia, in Francia, ma anche negli Stati Uniti, in Cecoslovacchia, in Giappone, in Messico. È stato un momento molto importante. Eh sì. Certo, ci sono alcuni film che è difficile, rispetto ai quali è difficile scegliere una sequenza o due sequenze, ma si fa il possibile. Sì. Professore, io metto una prima canzone, così si continua a parlare in off, noi due, parlo anche in portoghese con gli ascoltatori di lingua portoghese. E poi si torna a parlare di questo argomento interessantissimo che sono gli incontri lì alla Biblioteca Lazzarini. Questa è Elis Regina, non so se conosce. Elis Regina? Sì. Conosco bene, ho una passione smodata per un brano che su YouTube c'è dal vivo al Festival di Montreux, al Festival Jazz di Montreux, e mi pare si chiama Maddalena. Ah sì, Maddalena. È bellissimo. Sì, conosco bene i suoi duetti con Tocchino. E per l'appunto ho tra i preferiti su YouTube la sua versione dal vivo di Maddalena al Festival Jazz di Montreux. Non ricordo esattamente l'anno, ma insomma... Erano quelle riprese molto precarie dal punto di vista della qualità, però l'audio era buono. Professore, continuiamo a parlare un po' di questo ciclo di cinema.
del 68. Io sono stata, come ho detto, sono già stata presente a più di un incontro e l'ultimo abbiamo parlato di un film dei fratelli Taviani, Sotto il segno dello scorpione. Sì. E tu ci hai detto che ha durato fatica a riguardarlo prima della conferenza, è così? Sì, non nel senso che ci sono alcuni film del 68 che mantengono la loro freschezza e il loro potente messaggio che consente una riflessione. Ci sono alcuni film immortali, 2001, Odissea nello spazio, esce il 5 maggio del 1968, per fare un esempio. E ci sono alcuni film che invece oggi in qualche modo troviamo più faticosi perché molto didascalici. Cioè allora si trattava di raccontare in modo immediato le scelte rivoluzionarie degli autori. C'è chi lo fa come Gillo Pontecorvo raccontando la guerra di liberazione degli algerini rispetto ai francesi con la battaglia di Algeri, che è un capolavoro, e c'è chi lo fa in modo più immediato come i fratelli Taviani in Sotto il segno dello scorpione, immaginando una isola dove vivono due gruppi minacciati dall'eruzione di un vulcano. Un gruppo vuole abbandonare l'isola per costruire una nuova comunità, un gruppo vuole rimanere sull'isola e acconciarsi in qualche modo rispetto al pericolo che il vulcano rappresenta. La sostanza del discorso dei fratelli Taviani è: non si può cambiare, come dire, le regole di una società dall'interno, e quindi non si può imporre a coloro che desiderano vivere ancora sotto la minaccia del vulcano, non si può cambiare questa logica. L'unico modo è, come dire, battersi con di loro e ricostruire altrove una nuova società. Però tutto questo è molto didascalico e quindi forse oggi un pochino faticoso. Ci sono altri film dei fratelli Taviani che io trovo invece assolutamente straordinari, come per esempio La notte di San Lorenzo, che però verrà dopo, qualche anno dopo. Un po' di anni. Film che hanno col 68 un rapporto diretto, cioè che rappresentano questa voglia di cambiamento, questa esigenza, tra virgolette, rivoluzionaria, che, come dire, che ha ispirato tantissimi registi, non solo italiani. Penso alla descrizione della famiglia italiana di una durezza senza pari che ha fatto Pier Giorgio Bellocchio in I pugni in tasca, diciamo. E sono film che risentono del clima, diciamo, e che nello stesso tempo alimentano quel clima. È come in parlare speciale di Glauber Rocha, per dire. Sì. Glauber Rocha fa nel 66 un film, no, anche prima, il film è del 62-63, in italiano Il Dio Nero e il Diavolo Biondo, che invece era Il Dio e il Diavolo nella Terra del Sole. Esatto. In portoghese lo puoi dire tu. O Deus e o Diabo na Terra do Sol. questo era il titolo originale, che è bellissimo. Sì. È bellissimo. Questo film è ambientato nel Sertão, dove si dice Sertão, perfetto. Nel Sertão, dove si combatte una guerra, diciamo. I contadini tentano in qualche modo di liberarsi dalla schiavitù del latifondo e si affidano prima a un santone, poi a un bandito che sarà Lampiao, credo si dica così, poi Corisco, eccetera, eccetera, mentre i latifondisti chiamano un killer assoldato che si chiama Antonio Das Mortes. Tra l'altro l'attore è bravissimo, io non ricordo come si chiama, ma è un attore bravissimo, e si combatte questa battaglia. Ma la cosa straordinaria del film, che quando io quando lo vidi mi colpì enormemente, avevo 15 anni quando ho visto il film per la prima volta,
con un gruppo di amici che eravamo iscritti a un cineclub e andammo a vedere questo film assolutamente ignari di cosa diavolo fosse. Diciamo, la cosa che colpì è che fa un discorso rivoluzionario, fortemente rivoluzionario, diciamo, e però lo fa usando le leggende popolari, leggende, situazioni, personaggi, immagini popolari dentro questo sertao che è praticamente Personaggi una veri, sorta tra di l'altro. deserto, e finisce con una cosa, Antonio Desmorti finisce tra l'altro, perché il seguito del Dio Nero e il Diavolo Biondo si intitola Antonio Desmorti. Ed è lui, lo stesso Antonio Desmorti che abbiamo visto lì, che viene richiamato per questa seconda scelta rivoluzionaria dei contadini e sceglie invece, arriva lì con l'idea di uccidere, uccide una specie di santone, ma poi si rende conto che quella non è la parte giusta e decide di stare dalla loro parte. E quando va via in questa bellissima inquadratura, lui che si allontana da solo sulla strada dove passano i camion, resta nello sguardo l'immagine dell'insegna della Shell. Come dire, sì, tutto questo è una lotta che sta dentro il sertao, però attenzione, perché quello che poi con cui bisogna combattere è il capitalismo delle multinazionali, ed è cinema, è grande cinema, una immagine dice tante cose. Ecco. Bisogna dire che giustamente questo ciclo di film del 68 ovviamente hanno una scelta molto legata alla politica, come state, no? Già sentendo. Ma ancora una domanda su sotto il segno dello scorpione. Scusa se mi trattengo lì. Poi tra l'altro bisogna dire che sotto il segno dello scorpione è con il bravissimo Jean-Marie Volonté, Sì, di c'è cui Gian Maria Volonté. sono fan, Sì. ma non credi che quel film lì sia molto attuale, cioè, che rifletta un po' la nostra situazione sociale italiana o europea di oggi? Sì, sai, molti film del 68 ancora, cioè voglio dire, quello che succede nel chiuso dell'istituzione famiglia, per esempio, è valido tuttora, anche se Pier Giorgio Bellocchio lo racconta, questa famiglia in cui si sterminano a vicenda, diciamo, resta solo la sorella e il fratello maggiore, hanno ucciso la madre, il fratello minore, l'altro fratello, insomma, succede tutt'oggi, è una riflessione, quindi anche sotto il segno dello scorpione ha elementi che ci consentono di riflettere e che sono attuali, diciamo. Giusto. E io dico soltanto su quel che a me piace, che però avendo questa finalità risulta forse per certi versi eccessivamente didascalico, cioè con la necessità di spiegare più di quanto sia Ho necessario. capito. In realtà tutto qui, ma non è una critica, io amo molto i fratelli italiani e quindi no, ho solo detto che non è forse il Uno film dei. più, anche perché lo hanno visto pochissimi al suo tempo. Professore, andiamo con un'altra musica, un'altra canzone e si continua sempre a parlare qui tra di noi. Stavolta si sentirà Toquinho, che è un altro che gira e rigira qui in Italia. Ok.